È il momento di dirigerci, dopo aver affrontato un po' di nemici con le nostre nuove armi. Bello Tenebre, bell'attacco, brava. Beh dai, non ci possiamo lamentare delle armi, sono molto meglio di quelle che avevamo poco fa. Grazie al cazzo, ovvio. Ecco fatto. Però il lupino mica male, ha resistito per bene. Andiamo qui, nel deposito dei taglialegna, che non credo che potremo accedere per ora. Non è detto in realtà, forse sì. Vediamo che cosa nasconde magari. Forse mi sbagliavo, forse dobbiamo andare proprio da questa parte, sai? Vai da questa parte, bravissimo. Ecco qua. Tac, tac, tac. Ecco fatto. Potrebbe anche solo nascondere un oggetto, per quanto ne sappiamo. Oh, fermo. Per quanto ne sappiamo, Ecco qui, questo non si sposta, quello non si sposta, il che vuol dire da questa parte. Bravo, ecco, 1, 2, 3 e via. Anche solo ci sia un oggetto. Hai capito i taglialegna? Hai capito i taglialegna, Quale vocazione abbiamo preso? Zagar. Uno di terra e uno di fuoco? Uno di terra e uno di fuoco. Perfetto. Direi di provarlo subito, ma giusto proprio per sfizio. Dove siete, cattivi? La funicolare invece mi sa che ci porta da tutt'altra parte. Dai, affrontiamo qualcuno e proviamo la nuova vocazione. Dovrebbe essere anche bella da vedere. Quindi... Ma che culo! Che culo! Neanche me l'aspettavo di trovarti qui! Vai, Zagar, ammazzalo! E voi spaccatelo! Non scappa, non t'azzardare a scappare, Pietra legge! Vediamolo! Eccolo qua, me lo ricordavo! Esattamente così me lo ricordavo, Zagar! Belle le ali, tra l'altro! Attivati, portale! Va che bello, va che bello. Morto? Perfetto, nuovo digino ottenuto. E Terry sale anche di livello. Che culo. Ho pensato che effettivamente andando da questa parte ne avremmo trovato uno, ammetto. Ma non me l'aspettavo qua, me l'aspettavo più in fondo. Febbre. Che cosa fa Febbre? Dei sogni e delle allucinazioni si è unito alla squadra vicino al ponte di Compa. Il suo potere surriscalda il cervello dei nemici causando allucinazioni. Bella Febbre. Benvenuto in squadra. Tra l'altro sono sicuro che anche lì troveremo qualcosa. Tra l'altro vediamo che cosa ci aumenta Febbre. Allora, su di lei la rende una pellegrina. Spostandola su Terry lo rende ancora paggio più forte. Spostandola su di noi, noi diventiamo furfante, lei rimane indovina. E se facciamo tutto fuoco lei, lei diventa vagabonda con un bel boost di statistiche. Se scambiamo terra con vento per Terry, lui diventa un bruto e noi rimaniamo giustiziere. Ci diminuisce di un punto l'attacco, ma ci aumenta la velocità. Beh, direi che è un buono scambio. E se ti do anche l'acqua, diventi un armato e noi diventiamo un apprendista. Vabbè, per il momento direi di lasciarlo così, dai. Non sono sicuro se stiamo andando dalla parte giusta, onesto. Al ponte di Compa, perfetto. Era la parte giusta. Tling tling. Oh yeah. Ecco appunto. Ah, per tutti i tappi delle orecchie, sbaglio, sento arrivare qualcuno. Chi suona la mia campanella? Chi siete? Che volete? Mi dispiacerebbe aprire, dovrei passare. Ah, certo, certo, prima voglio vedere, lascia passare. Ah, fantastico, apro subito. E io allora prendo un ascio e ti spacco il portone. Ecco qua, il passaggio è libero. Grazie. Buon viaggio. Sono un vecchio con la voce da burbero, però sono una brava persona, insomma. Vivo in questo posto, perché tanto qualcuno deve pur fare questo lavoro, no? Oh, che bello, il portone si è aperto. E vai, posso passare. Che belle le animazioni del DS, mamma mia. Sto gioco potrebbe benissimo essere un gioco del 3DS e ti avrei creduto lo stesso con questa grafica. Anzi, uno di terra. Ti direi che
Onestamente, con l'emulatore, con la grafica aumentata, è ancora meglio di un gioco del 3DS, a parere mio, forse, eh? I viaggiatori possono pregati di suonare la campanella. Cling clong! Cling clong! Cling 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 cling! Da qui si arriva alle rovine di Kompo, volete andarci? Certo. Avete lascia passare! Bene, apro subito! Eccoci qua, grazie. Beh, è stato facile. Grazie. Ma già che ci siamo, andiamo a trovare il vecchio, vediamo. Come faccio a passare? Ah, beh certo. Ecco come faccio a passare. Non scappare, per favore. No, non andare via. Ecco, bravo. Guarda, lo so che sei sotto i fiori, eh. Però un salvataggio credo che sia d'obbligo. Metti che scappa. Che poi voglio dire. Vai, da questa parte. Eccomi, sono Flora. Ciao. Oh, mi hai trovato. La mia coda sembra un fiore. Adesso mi unisco a voi. E via. Col fiorellino che intanto gira ancora sulla nostra testa. Fiore si... Guarda, lo sapevo che si chiamava Fiore. Il dolce profumo di questo spirito dei fiori incontrato alla porta di Kompa ha un effetto rinfrescante ed è in grado di guarire le ferite. I due digin sostanzialmente odore e allucinazione abbiamo trovato. Vabbè, dai. Ah, tra l'altro è vero. Sono partito in quarta perché abbiamo trovato il digin prima e mi sono dimenticato. Prima di tutto vediamo cosa possiamo fare con questo digin. Allora, due di terra su di lui lo rendono un furfante con 96 d'attacco, che al momento direi che per lui è ottimo. Dicevo, non siamo andati sulla funicolare. Mi sono preso bene che avevamo trovato il digin e non l'ho più controllato. Pietralegge, che colpo. E noi un assalto critico, però non è bastato uccidere quel maledetto pipistrello. Ora muori. Ecco fatto, grazie. Saliamo qui, vediamo dove ci conduce. Scusatemi. Forse è uno shortcut per la zona vecchia, eh. Non ne sono sicuro. Controlliamo subito. Sì, credo proprio di sì. Perfetto. Allora, spostamento. Questo lo spostiamo in basso, bravissimo. E eccoci qua, Ale. Shortcut attivato. Possiamo effettivamente passare. E andiamo a cercare Kraden, il vecchio studioso. E abbiamo trovato un goblin gigante, anzi no, due. Terry attacca il goblin. Con due di terra è diventato bello tosto lui, eh. Bello, bravo, una bella bomba di fumo. Non andare a Milano Centrale, che te la rubano. Scusatemi. Lo so che queste battute sono ormai scontate su Milano. Ti immagini girare a caso per questa zona e trovare un altro digin? Ok, eccoci arrivati alle rovine di Kompa. Wow. Che musica. Non so perché mi ricordano un po' la creepypasta quella di Godzilla. E cos'è che sei tu? Un ragno. Semplice, proprio pari pari, eh. Credo che con un turbine li uccidiamo, però non ne sarei troppo sicuro. Vediamo. Beh no, ucciderli no, ma almeno un po' di danno a tutti l'abbiamo fatto. Colpo circolare. Belli forti i ragni, eh. Ah cavolo. Uno pensa, sai, i ragnetti, e invece guardali qua che resistono. Ok, bello. È morto uno su tre, bravissimo. Ottimo, dai, bravi ragazzi. Dobbiamo però, un po' livellare qui, Dobbiamo livellare un pochino, mi sa. Cosa abbiamo qui? Un forziere. Poi da questa parte abbiamo una scala. Ci serve il ghiaccio che, non abbiamo, pensa un po'. E siamo stati colti di sorpresa. Ah, odore di morte. La metropolitana di Milano la sera. Scusatemi, lo so che devo smetterla. Lo so. Lo so, ma sono da una parte anche vere queste cose, quindi... Te, muorici, muorici, e anche tu... No, tu puoi fare una roba sola, quindi... Ho sbagliato, ho fatto l'unica cosa che non dovevo fare con Terry, metterlo in difesa. Bravo, sono proprio scemo. Scusami, Terry. Aia, ci muoio. Mi sa che Geco ci muore. Dobbiamo fare attenzione qui. Allora, turbine e... Vabbè, tu attacca, per forza. Ok, uno è andato, due andati. E
Anche il ragno se ne va. Uff, meno male. Siamo stati poco cauti. Sai anche a cosa è dovuto tutto ciò? Al fatto che di questo gioco io non abbia così tanta esperienza. So che suonerà come una scusa, però è vero. I giochi che ovviamente li conosci abbastanza bene, non hai tutte ste difficoltà, diciamo, eh. Credo che questa si sposti, se non ricordo male. In questo luogo celebriamo il dono della psinergia e rendiamo omaggio alla natura per la sua magnificenza. È certo. Mentre di qua, lo stupendo potere racchiuso in queste sacre stanze sarà rilasciato quando il mondo ne avrà nuovamente bisogno. Allora, possiamo tirare dritto. Qua ci sono delle scale, qua ci sono altre scale. Ok, c'è chi sale e c'è chi scende in questo luogo, quindi. Attacchiamo i ragni. Così ce li leviamo già dalle scatole. Bravo Terry. E bravo anche noi. Però noi non basta, maledizione. Abbiamo bisogno di un po' di livelli. Abbiamo bisogno di un po' di livelli a inizio gioco, mi sa, eh. Per fortuna già saliamo relativamente in fretta. Allora, qua ci serve turbine, qua. Allora, credo che ogni stanza sia tematica. Quindi questa sarà la stanza della terra, visto che c'era l'icona arancione. Prima di proseguire andiamo fino in fondo. Ok, quando la sfera tornerà al suo posto, il potere della terra verrà rilasciato e il cammino sarà rivelato. Fammi indovinare, vai, prendi la sfera e porta la sfera, che la devo spingere di sotto. E forza! Ecco qua, e il potere della terra fu ripristinato. Il bottone fu attivato e il passaggio aperto. Ok, si è attivato qualcosa della statua. Il bottone giallo, certo. Saliamo sul bottone. Ecco qua, si aprono tutte? Ma certo, ci mancherebbe anche, vero gioco? Che belle ste animazioni, mamma mia. Allora, onesto, a livello proprio grafico e di animazioni, per me questo gioco è solo secondo a Dragon Quest 9. Forse perché questo è già uno stile molto cartunato e ancora poligonale. Però Dragon Quest 9 ha veramente la magnificenza dalla parte sua. Ok, e la statua è andata al suo posto e ci ha attivato un po' di piloni. Il che vuol dire che dobbiamo, vai, attivare anche gli altri per poter proseguire, vero? Ad esempio, lì c'è il cristallo, ma onestamente non mi va neanche di sprecarlo. Quindi andiamo da questa parte. Eccoci qua. Vai di qua. Che tanto in realtà potevo farlo anche dall'angolo, mi sa, eh. Non avevo neanche bisogno di spostarmi. Perfetto, quindi di qua. Bravo. Perché per fortuna in sto gioco hanno capito che tutte queste cose sono ad aria, perché puoi usare sostanzialmente lo stile e fare quel cacchio che vuoi. Bene o male, queste sono le aggiunte carine che preferisco in giochi che sono sequel. Perché non tutti i sequel sono buoni, siamo onesti. Ma certi sequel rendono giustizia ai giochi originali. E credo che questo abbia dato, uno, giustizia al gioco originale, e due, abbia dato quelle migliorie che servivano per renderlo ancora migliore. Ok, di qua si torna indietro, immagino, e con questo dobbiamo spingerlo di sotto. Anche qui apriamo per sicurezza. Ecco fatto, per sicurezza. Credo proprio che dovevamo farlo e basta, quindi ecco qui, vai di sotto. Credo che questo sia un puzzle. Esatto, è un puzzle floreale. Andiamo a destra o a sinistra? Scendiamo di qua. Ah, ok, il braccio della statua, insomma, che apre la scalinata. Per fortuna abbiamo preso subito la prima via giusta. Di qua quindi c'è il puzzle. Di qua che cosa abbiamo? Quello dell'aria. Perfetto. Però per esempio non possiamo proseguire da questa parte perché ci manca l'elemento dell'acqua ancora. Ci manca il ghiaccio, per dire. Chissà come faremo allora ad avanzare, vero? Ok, uccidete sti stronzi, che per adesso certa gente dobbiamo per forza ucciderla con la psienergia, perché sono tanti e va bene, non è che ci uccidano. Però già tutti quei danni, sai, accumulati uno sull'altro, potrebbero essere un problema. Turbine, e tu attacca lo zombie. Turbine! Perfetto.
Ah, ok, è rimasto solo lui. Peccato, va bene, non importa, non importa. Tanto i pipì si rifanno, no? E impara plasma, bravissima. I pipì si rifanno camminando, quindi non abbiamo problemi sotto quel punto di vista. Quando la sfera sentirà la brezza, il potere del vento sarà rilasciato, creando un sentiero di fiori. Ok. E sentiero floreale sì, allora. Tiè, beccati la brezza. Ottimo. Il sentiero di fiori? Dov'è? Eccotelo qui, il sentiero floreale. Dunque, si sono attivati anche gli ascensori, perfetto. Dunque, questo è lo stesso minigioco dei fiori di prima. Ecco fatto. E tu di qua. Perfetto. E ora sbrighiamoci. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eccoci arrivati dall'altra parte. Dobbiamo salire qua sopra e salire da questa parte subito, d'accordo? Quindi vai. E vai anche tu. Perfetto. Sbrighiamoci, che non si sa mai, come al solito. Ecco qua. Un'arma? No, un vestito. Il vestito camicia elfica. 56 di difesa. Tieni Carisva. Poi della difesa degli altri ce ne occupiamo. Ora dobbiamo tirare giù questo. Poi una volta tirato giù dobbiamo tirare giù anche questo. Questo lo mettiamo qua davanti. E per l'ultima volta di questa stanza, ecco qua. Eccoci arrivati alla porta. Quanto siamo di psi energia? Ricaricata, perfetto. Dobbiamo essere sempre belli carichi, non si sa mai. Terzo blocco, ne manca uno solo. Andiamo nell'altro ascensore. Quarto blocco, ecco qua. Eccoci qui. Dunque, dovremmo aver fatto tutto quanto. Mettiamo i blocchi al loro posto. La stele rivela la verità superiore. Per decifrare i simboli fai che i quattro petali della saggezza cadano al loro posto. Aha. Questo vuol dire metti i pezzi al loro posto. Quindi uno, quindi due. Ecco fatto. Ed infine l'ultimo va qua sopra. Eccolo qua, volevi fare l'alternativo, non volevi stare a ognuno al pezzo centrale. No, no, lui in alto a destra. Eccolo qua. Quindi è una stella d'evocazione o serve per avanzare? Scopriamolo subito. Se volete risvegliare la guardia del verbo degli antichi, salite sulle sue gambe ad attendere sulle sue mani. Ad attendere. Ok. Ah, ok, perfetto. Quindi dobbiamo proprio salirgli sulle mani. Però la stella ancora non si è rivelata, giusto? Esatto. E allora saliamogli in grembo. Eccoti, piccoletto. Da tempo immemore attendevo il vostro arrivo. Io custodisco la chiave di antichi segreti ed ora voglio affidarvela. Non ce la faccio più. Desiderate possedere questi antichi segreti? No. Ebbene sia, a voi che siete desiderosi e meritevoli, dono il verbo perduto del mio popolo. Ecco, prendi. Bella! Che cos'è, un libro? Che cosa contiene codesto libro, saggia statua? Ecco fatto. E ora siete saggi. Ha imparato a leggere la lingua degli antichi. Non male. Bravo. E ora vai e leggi la cacchio di pietra. Ah, pensavo si illuminasse. Davvero, cioè, ho dato per scontato si illuminasse almeno. Ok, che cosa c'è scritto su codesta pietra?
Secondo voi questi simboli sono la lingua degli antichi? Scommetto che ora che abbiamo il libro riuscirai a leggerli, Geco. Prova a dare un'occhiata. Quindi, il fiore di loto si innalzerà al cielo quando le quattro statue guarderanno nella sua direzione. Insomma, metti le statue nel posto giusto. Ed ecco l'ultima, ecco fatto. Vieni, sali. Ok, stiamo salendo sempre più in alto. Terzo piano, eccoci arrivati. Ok, da questo lato che cosa abbiamo? La via dell'acqua, ma è chiusa, il che vuol dire che da questa parte troveremo il forziere di prima. Giusto? No, scherzavo. Ah, però di sotto credo di sì. Oh oh, aspetta, ho visto una cosina. Ecco, cioè, ti pareva che non ci colpivano di sorpresa. Minchia, ci ha quasi decimato. È il momento di morire, stronzi. Tu attacca con tutta la tua forza, Terry, per favore. Spaccali. Aia, ma che palle. Minchia, meno male che non ci ha colpito a noi. Dai, ammazzali. Bravo. Mamma mia. Ancora vivo, come fai a essere vivo? Bravissima, Caris. Mi sono proprio sul cranio qua. Mamma mia. E non mi aspettavo di ricevere subito queste batoste in faccia io, eh. Guarda, se per disattivare ogni volta i digin solo per curarci ne vale la pena, lo faccio volentieri. Comunque, qui c'è un digin di vento. Come lo raggiungiamo? Ci serve presa, quella che hanno i nostri carissimi taglialegna, ma noi no. Cioè, pensa, un gruppo di taglialegna ha l'abilità utile per andare avanti e noi no. Però forse adesso la otteniamo, forse. Le rovine di Compa. Non si apre. Ah, ho capito, fammi indovinare. Devi risolvere il puzzle e dopo che l'hai risolto... Vediamo. Ha ottenuto la pietra della morsa. Ah, finalmente. Solo un adepto di terra attiva per ottenere la psienergia morsa. Coloro che posseggono questa reliquia devono dimostrare di esserne degni utilizzatori del potere. Ecco, e quando mai? Con la psienergia morsa potrai superare i fossati, trova una piglia per aggrapparti adesso. Ok, grazie del consiglio ovvio. D'accordo. E fammi indovinare, puoi anche prendere gli oggetti dalla distanza, vero? Oh, chi l'avrebbe mai detto? Hai trovato un pezzo di plastica blu. Hai ottenuto la chiave di pietra, certo. Chissà dove dobbiamo metterla. Chi lo sa? Ma pensa un po'. Bravo, sei stato degno, ora puoi tenertela. Chiave, vai. Ecco fatto. Stata clutch. Bravo. E direi che visto che ci siamo, andare a prendere quel digin non è un'opzione, è un obbligo. Bravo. Però non è che esatto che sfuggi? Lo sapevo, guarda. Ma guarda un po', che furbetto che sei, eh? Dai, vai di là. Vai di là. Perfetto, resta lì. Ci penso io a te adesso, aspetta. Di qua, bravo. Aia! Che stronzo che sei! Allora, dai. Cerchiamo di fare un lavoretto veloce veloce. No, attaccalo e tu attaccalo. Tenebre. Vediamo, ti prego non fuggire. So che non dovrebbe, però. Mai dire mai. Spine. Perfetto. E ora attaccatelo tutti. Furia del vento. Saetta. Pietra legge. Ecco fatto. Madonna mia, tre digin in una botta sola. Troppi. Troppo semplice, vabbè, ci sta, eh. Ci sta. Shock ottenuto nelle rovine di Compa. Lo spirito del fulmine.
in grado di generare una scossa elettrica che può rianimare un alleato KO. Beh, oddio, già inizio gioco, avere un Digin che ti rianima potrebbe rivelarsi utile. Di là non credo ci sia nulla. Oh, abbiamo ottenuto Gaia, ottimo. Gaia che fa 58 di danno. Beh dai, non è poco per il momento, dai. Almeno quello. Già con un Digin in più ce la caviamo molto meglio. E siamo anche saliti di livello. Bravissimi.